oggi abbiamo voluto fare questa riunione insieme alla nostra comunità proprio per capire tutti insieme, per cercare anche di preparare un'istanza comune alla regione perché prenda atto di un fallimento, quello dell'esperienza dei consorzi di bonifica che appunto da anni fondamentalmente assorbono denaro pubblico solo per coprire stipendi di personale impiegato che non è più in grado nemmeno di operare sui nostri territori, e soprattutto di una materia che doveva essere riformata da molti decenni, da diverse giunte che si sono succedute nell'ente regione e che invece nessuno ha mai risolto, e ancora oggi viene rimandata la soluzione del problema dei consorzi di bonifica a data da stabilire. Ecco, credo che i cittadini siano veramente stanchi in tempi di difficoltà economiche e poi come quelle che viviamo, non si può accettare facilmente l'imposizione di nuovi dazi. Chiediamo che si prenda consapevolezza di ciò e che si voglia intervenire anche normativamente, ovviamente in seno alla Regione Puglia, perché si riveda questa materia. Il consorzio Ugentoli Foggi che cosa cerca da voi? Vuole soldi senza che faccia niente. Perché viene a Otranto, se lo chiama il sindaco, se più volte lo chiama, una volta l'anno. Non si può mantenere un fiume a un certo livello nella città di Otranto. Io che ho i terreni, tutti gli anni lì è una senna, va bene? Quando l'elba viene sopra, l'acqua non cammina più, non raccogliamo fave, non facciamo piselli, non facciamo verdure, niente, tutti gli anni. Proprio per questo. Anni or sono, quando io ero ancora ragazzo, l'Ugentoli Foggi teneva una sola persona. Il fiume era una bellezza vivere, va bene? Noi piccoli che siamo nati e cresciuti su quel fiume, facevamo il bagno nel fiume, chiudevamo, va bene? E poi se serviva l'acqua per farla scendere giù al molo, veniva la guardia, allora, Pippi Vizzi, o Vittorio, guardi che ora non ci sono più, diceva Nicolazzo, devi togliere la diga perché non ci serviva che dovevamo innaffiare, basta. Adesso invece è tutto in abbandono, tutto da tutte le parti in abbandono. Mi auguro che l'Ugentoli Foggi si tolga di mezzo, che mettano la gente, va bene? Perché i soldi che prendono loro per fare quel tipo di lavoro, noi possiamo mettere 10 operai, lo tengono pulito, diamo da mangiare a 10 famiglie, li mettiamo a posto, va bene? Perché hanno bisogno di contributi e siamo a posto. Quando abbiamo bisogno li chiamiamo. È finita la situazione. È inutile girare tutti questi miliardi che non ci sono, perché noi per guadagnare un pezzo di pane, per fare un chilo di verdura, dobbiamo sudare, va bene? I tempi non sono certamente i migliori. Voi ve ne fregate, è importante che arriva il 27, va bene? Che scorrono i giorni, mi dispiace dire questo. Però, una volta che è fatto buio è finita la giornata per voi. Per noi non finisce mai, dalla mattina alla sera.